Marina di Salivoli. È una realtà nata qui per l'impegno di un certo numero di soci piombinesi, all'inizio perlomeno, che hanno creduto tanto alla location e hanno creduto alla diversificazione, in tempi nei quali Piombino era considerata un po' la città dormitorio, era una città dove la logica dominante era quella dell'acciaio e non esistevano praticamente, perlomeno in maniera convinta, alternative a quel tipo di economia. La location è stata scelta perché sicuramente, come è evidente, come ci viene confermato da tutti coloro che si trovano a passare di qui, è una location privilegiata sia dal punto di vista del mare, essendo baricentrica un po' a tutte le isole dell'arcipelago toscano. Poi siamo in una posizione molto, molto vantaggiosa anche rispetto all'eventualità di un ipotetico turista che, venendo qui, volesse effettuare escursioni nell'entroterra. Dove trovare le bellezze artistiche della Toscana? Ci troviamo, diciamo, baricentrici un po' rispetto a Pisa, Siena, Massa Marittima, che è una cittadina qua vicina e che ha delle bellezze, è conosciuta meno di altri capoluoghi di provincia della Toscana, ma è veramente un posto meraviglioso. Poi siamo vicini a Volterra, San Gimignano. Siamo aggregati in una realtà che si chiama Marina della Toscana e questo è un grosso vantaggio. L'aggregazione significa, come è anche ovvio che l'unione faccia la forza, significa che quando ci si rivolge a interlocutori ci si rivolga non singolarmente ma con altre realtà che abbiano una sinergia con noi. Inoltre, anche questo non è da sottovalutare, diverse menti, diversi punti di vista dialogano e si suggeriscono e si forniscono, diciamo così, obiettivi, strategie che possono andare a vantaggio di tutti. Per quanto riguarda la nautica da diporto, io credo che sia uno dei volani dell'economia futura per la nostra nazione, che è protesa sul mare e si sposa perfettamente con il mare, quindi neanche metterlo in discussione. Le nostre prospettive sono verso un ampliamento di questa realtà, perché con l'ampliamento siamo convinti che potrà essere esercitato un richiamo verso imbarcazioni di maggior prestigio, sia per lo spazio che ora ci manca. Noi siamo costantemente sottoposti a una domanda alla quale non sappiamo fornire risposta. E poi anche il pescaggio stesso, che per ora nel nostro porto si aggira intorno ai 3 metri, potrebbe essere superiore e quindi ospitare imbarcazioni di un altro peso.